i podcast di LCN Sport. Buongiorno, 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 amici di Diario 1912, la Calcioleco Day. Oggi è sabato 18 maggio 2024. Partiamo subito col ritratto blu celeste. Allora, oggi è nato Maurizio Gabbana, Pontecurone, provincia di Alessandria, anno domini 1956. Inizio di carriera a Torino 74-75, Serie A senza presenze. Dertona, serie di 30 caps con due reti. Como 76-77, stagione da comprimario. Fa la preparazione d'estate sull'altro ramo dell'Ario, inizio stagione con iniziale 3 presenze in Coppa Italia, 4 di campionato, gioca per l'ultima volta il 16 ottobre 77 Lecce Como 0-1, quindi passa dall'altra parte, arriva Lecco, esordisce Lecco Alessandria 1-0 del 30 ottobre. Qui rimane 3 stagioni, è titolare senza se senza va salvo infortuni, schierato sempre col 5 salvo 6 partite, quindi un ruolo definito, 64 presenze, 4 in Coppa Italia, 57 presenze da titolare, sostituito solo una volta da Cerletti, 3 volte subentrato dalla panchina al posto di Santi per infortunio, di Arrigoni e Giglio per ragioni tattiche. L'ultima presenza 8 giugno 80, Triestina Lecco 2-0 con i Blucesi che scendono in C2 per l'ultimo posto in classifica in compagnia dell'Alessandria, squadra nella quale Gambana va a giocare in seguito fino all'85, poi di nuovo al Dertona, quindi gira che ti rigira, si ritrova sempre lì. Ci ha lasciato da tempo Maurizio, è morto il 10 ottobre 1998 avendo contratto la sclerosi laterale amiotrofica. La sua morte in seguito è stata collegata a quella di altri giocatori che hanno giocato con il Como, dal più famoso Stefano Borgonovo all'ex bluceleste Adriano Lombardi a quelle di Albano Canazza, di Celestino Meroni, fratello del più famoso Gigi. Il magistrato torinese Guariniello aveva aperto un filo di inchiesta collegando questi decessi alla frequentazione dello stadio Sinigaglia per l'utilizzo di sostanze diserbanti e pesticidi per il trattamento del terreno di gioco e per la supposta presenza di scorie di fonderia sotto il terreno di gioco sotto di esso. Una vicenda che giustamente Lanfredo Birelli ci ricorda, vicenda oscura, purtroppo finita in realtà nel dimenticatoio. Lino D'Onofrio, nato a Foggia 1990, effettivo dell'Ecco della stagione 14-15 in Serie D con Rocco Cotroneo in panchina, giocato poco mettendo assieme 6 presenze in campionato, 2 in Coppa Italia, 5 partite da titolare, schierato sia da terzino che da centrocampista, 2 incontri giocati per intero in carriera, vestita un bel numero di maglie, tra queste Pontisola, Bustese, Sondrio, Legnano. Per ultimo, proprio nella stagione attuale, saranno nel girone A dell'Eccellenza Lombarda, che si è classificato a metà della classifica. Tra l'altro, un buon giocatore sfortunato a Lecco, grave infortunio. Ricordo molto bene una volta al Bione campo 4, chiacchieravamo con lui, chiacchieravo, ero da solo con lui mentre guardavo l'allenamento, quando ancora questa cosa ci era concessa, prima che si preferisse chiudersi a Riccio, chiudersi alla città, e notavo in lui la sofferenza che prova un giocatore quando non si sente tale per colpa non propria, perché gli infortuni capitano, fanno parte del percorso, tutti accusano infortuni, tutti accusano periodi di stop, ciò non vuol dire che sia facile accettarli. Era tra l'altro una stagione positiva, Lecco lottava per vincere il campionato, lo perse col Castiglione più per colpe proprie che per meriti altrui, e sicuramente la mancanza di ricambi fu uno dei fattori più importanti in quella corsa, perché Lecco arrivò cotto nelle gambe, anche nella testa, ma soprattutto nelle gambe al rush finale. C'era gente che, mi ricordo, faceva fatica a tirare i calci d'angolo perché era piena di acido là. Però insomma, fu anche una stagione divertente nel complesso. Si portarono 4 giocatori in doppia cifra, perché ci arrivò Capoglia, ci arrivò Carniglio, ci arrivò Rigamonti, ci arrivò Buono Conto, tutti sopra i 10, e non si vinse, ripeto, per colpe proprie più che per meriti del Castiglione, che pure era un'ottima squadra, ma Lecco era superiore, decisamente superiore. Allora,
Ieri mi ha salutato dicendo: beh, chissà mai che il 17 maggio, venerdì 17 maggio, sia un giorno da notizie, no? Venerdì 17. In realtà è stata una giornata di quelle da... anzi, non da... una giornata di puntini, puntini, puntini. Ma di quelle forti, veramente forti. Una giornata iniziata male, ma personalmente, niente di grave, per carità, però sapete quando le spighe si accumulano una dietro l'altra, ma niente di irrisolvibile, anzi, tutto già risolto. Però è venerdì 17, proprio di quelli da mettere sul calendario per non dimenticarseli. E anche sul fronte blu celeste, diciamo che non sono arrivate buone notizie. Allora, io mi aspettavo comunque una giornata di sgonfiamento di quello che avrebbe potuto essere un po' l'entusiasmo generato comunque da questo interesse che viene dichiarato ciclicamente da chi si avvicina di Rullo e via dicendo, perché sembra sempre che si possa arrivare al dunque, finalmente dare un cambio di rotta che farebbe bene a tutti, farebbe bene a tutti. Su questo ci voglio tornare poi a breve, perché tanto poi, se ci avete letto ieri, abbiamo sganciato una bomba. Nel senso, non ci siamo andati con i secoli, ma ci siamo andati con gli indicativi, per esempio, ci siamo andati con le foto, ci siamo andati senza far prigionieri, come si usa dire. Ripeto, la giornata di ieri era iniziata, insomma, con un po' di notizie raccolte nel sottobosco dopo il dialogo che Aliberti aveva avuto con gli imprenditori. Qualcosa vi avevamo già raccontato, perché qualcosa avevamo già raccolto, però poi con la giornata nuova c'è stata la possibilità di fare le cose con un po' più di calma e dovizia di particolari. Quindi poi abbiamo cercato di capire quella che potesse essere l'idea di Aliberti esposta agli imprenditori, quello che può servire, quello che già c'è, quello che manca, quelle che sono le idee, quelle che possono essere anche le motivazioni che portano Aliberti a affacciarsi all'Ecco, perché magari fino a questo punto magari sono emerse, ma non sono immerse nella loro complessità. Aliberti ha precisato nuovamente di essere comunque prossimo a diventare un imprenditore lanchese a tutti gli effetti, questo ve l'ho già detto. Ovviamente non posso andare oltre per questioni legate proprio alla normativa, perché con l'insider trading, signori, poi venite voi a pagarmi la multa, quindi non si può andare oltre quando si parla di società quotate in borsa. Però ecco, al di là di questo, Aliberti ha confermato questa cosa, ha ribadito che lui era stato in realtà contattato tempo fa per entrare in minoranza, mi risulta con un 10-20%, poi la cosa è diventata più seria, diciamo, a marzo, perché già a marzo aveva emerso qualcosa di in più, di diverso. Io ero venuto a conoscenza di questo nome lo stesso giorno in cui ho appreso di Alex Lin, tant'è vero che noi eravamo usciti con Alex Lin prima di tutti, evidentemente comunque uno che si è affacciato, perché lo si vede, anzi c'è ancora, non è scomparso. E poi era emerso anche il nome di Aliberti, però come vi ho già detto in tempi recenti è un po' stato coperto dall'anonimato, perché è un omonimo di suo cugino, sono dello stesso paese, penso anche coscritti o comunque coetanei, quindi c'è stato questo caso di omonimia che comunque è raro obiettivamente. Qual è poi però la questione che è venuta avanti durante la giornata? Perché in realtà era già da qualche giorno che questa cosa si sentiva navigare a mezz'aria. Ma non è che di Rullo alla fine non vuole vendere? È stato un po' così, sempre rimasta lì, ma no, vedrai che alla fine vende, non vuole più rimanere qua lassù e giù. Ecco, il fatto è che poi quando a un certo punto uno dietro l'altro iniziano, ha proposto il 30, ha proposto di rimanere al 30 con Aliberti, cosa di Rullo in minoranza è infattibile, e no, per i figli. E allora lì purtroppo però arriva il punto in cui obiettivamente
si sbotta ed è giusto che sia così, perché ora va bene tutto, che alla fine la società è, la mantiene lui, alla fine i soldi li deve ricevere lui, li deve mettere lui, via dicendo, quindi da quel punto di vista va bene, però continuare a uscire sui giornali, dire io il Lecco lo lascio, voglio X e via dicendo, poi in realtà tutto ciò non corrisponde al vero, non corrisponde al vero, che alla fine se Di Lullo continua a proporre determinate soluzioni ibride, tutta questa voglia di lasciare Lecco non c'è. Ci fosse stata tutta questa voglia, magari non avrebbe anche pagato gli stipendi di marzo-aprile come aveva promesso. E invece ha banalmente, tra virgolette, perché comunque non sono pochi soldi, però ha promesso una cosa e ne ha fatta un'altra, e non è la prima volta. Ha semplicemente, più che banalmente, saldato ciò che doveva saldare dal punto di vista delle scadenze fiscali, ciò che era previsto dalla normativa per il 16 di maggio, quello che serviva per non prendere punti di penalizzazione. Quindi, alla fine Di Lullo ha fatto il minimo sindacale. Sono giorni che continua a ricevere delle persone in sede o che le rimbalza. Ci sono giorni che queste persone si presentano in sede da lui a Cormano e vengono rimbalzate. Mi risulta che Alex Lin in questo discorso c'entri, che sia andato anche ieri, che non sia stata trovata la quadra, che il solito atteggiamento da rilancio prosegua e che quindi alla fine tutta questa volontà di vendere in realtà non ci sia. Perché? Viene da chiedersi. L'hai messo pure in un audio diffuso a tutta Italia, a tutto il mondo potenzialmente, che vuoi vendere, io Lecco non torno più, via dicendo. E perché continui ad avere questo atteggiamento? Lì in realtà bisogna anche capire da dove arrivano certi stimoli a Di Lullo, perché poi a quanto pare non pare che i rampolli di casa abbiano tutta questa voglia di vedere il Lecco uscire dal patrimonio di famiglia. Intanto in primis i soldi messi non sono loro, sono del capo, perché poi ci sono delle questioni familiari evidentemente rimaste irrisolte, però alla fine il calcio è bello da praticare, no? Si vedono girare tutti i giocatori, si ha lustro, si alimenta l'ego, si vedono girare tanti soldi, si fanno le trattative in diretta su Sky Sport, si va in giro, si parla, si ha un'etichetta addosso, quando in realtà tolta l'etichetta associata al calcio forse si è nessuno, perché poi stringi il discorso anche questo. Si è qualcuno con la Calcio Lecco 1912, si è qualcuno, tanto più quando era in Serie B. Certo, poi il fatto che, e questo ve l'avevamo in realtà già raccontato al Blu e il Celeste di non troppo tempo fa, quindi non è che sia una novità assoluta, certo l'abbiamo scritto stavolta, quindi fa più presa. Certo che poi i rampolli di casa di Nullo vadano, si trovino spesso con l'ex DS Domenico Fracchiolla, è quantomeno inelegante in questa precisa fase storica, perché dà facile interpretazione negativa della cosa. Non è il massimo della vita che poi su Sky, durante Atalanta, Under 23, Catania, venga inquadrato lo stesso col commercialista della società, che Fracchiolla continui a vivere a Lecco, in pieno centro, dove ha sempre vissuto, che ragazzi, se faccio 2 ore al centro città, in 15 mi fermano per dirmi «Oh, ho visto Fracchiolla», dico «Sì, lo so che è qui, lo sanno tutti, non è che si nasconda», perché quella foto mi girava sul telefono da 3 giorni, ok? Che si continui a voler mettere il naso nelle questioni dell'Ecco, perché capite, i rapporti privati poi sono rapporti privati e va bene, ma quando continuano invece a filtrare cose diverse della serie ma lui all'Ecco comunque la terza esperienza la farebbe, la questione cambia. E quindi mi sembrava giusto mettere un punto, fissare un punto anche su questo tipo di rapporto e che tutti ne venissero a conoscenza, anche coloro che non ci avevano seguito 2 lunedì fa o che magari non avevano capito
con precisione quello che era stato detto, perché in un'ora e mezza abbondante di trasmissione qualcosa si può tranquillamente perdere. Quindi è giusto che tutti sappiano che è stato cacciato a male parole dal patron e alla fine continui a vedersi costantemente coi figli tra la Brianza, Milano e via dicendo. Quindi ripeto, è quantomeno inelegante, e Di Nunno questa cosa la sa benissimo perché gli è stata riferita. Magari sperava che non diventasse pubblica, e ve lo posso dire, a me non me ne frega assolutamente niente se questa cosa ha creato problemi, anzi tanto meglio, perché qui si sta perdendo di vista la questione primaria. La questione primaria è il bene della calcio, l'Ecco 1912, che non è un bene della famiglia Di Nunno, è un bene della città di Lecco, un bene della provincia di Lecco, un bene di coloro che amano la calcio. L'Ecco 1912 sono sparsi per tutto il mondo, e se questa cosa è ritenuta non veritiera da chi sta con mano, sono pronto a mandargli i dati di ascolto di LCN, che dovrebbero avere anche loro, avendo un sito internet rifatto di fresco pochi mesi fa. Magari poi lasciato un po' lì, però rifatto di fresco qualche mese fa. Faccio vedere che c'è gente che ci ascolta dal Giappone, dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Sud America, dall'Africa e via dicendo, per capire fin dove arriva la calcio. L'Ecco 1912 non sanno neanche dove sono seduti questi signori, non sanno neanche cosa rappresentano, continuano a trattarlo come il giocattolino di famiglia. Non è il giocattolino di famiglia. Avete già accordi di massima con la Prosesto? Andate oltre, andate a prendere una nuova avventura, andate a prendere una realtà dove poter costruire da zero. Ora, io ho in tutta sincerità la percezione che si continui a tirarla lunga, e molto lunga, perché ormai siamo a 2 settimane più o meno dal deposito della documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. La si tiri veramente lunga questa questione, per poi casualmente far cadere tutte le trattative, perché poi a Liberty, con lo stato delle cose attuale, non troverà nessuno giù di lì disposto a fare le cose con lui, perché tutti hanno detto ad Aliberto una cosa: noi con Di Nunno non ci stiamo, come non ci stiamo da anni. Magari c'è chi supporta a livello di sponsorship, ma non si vuole apparentare con lui, che è una cosa diversa. E quindi continuare con questo mood, tirarla lunga, tirarla col tempo e via dicendo, mi dà tanto l'idea di voler ripulire la propria immagine per passare nuovamente per salvatore della patria, dicendo: beh, non fosse stato per me non vi sareste nemmeno iscritti. Sì, amico mio, è anche colpa tua se i documenti richiesti non arrivano mai a destinazione, se ci sono voci di bilancio che a determinate compagini non sono mai tornate a livello numerico, perché questa cosa va ricordata, perché le due diligence è stato magari anche impossibile completarle perché i conti non tornavano, e questo è il miglior modo per far scappare un investitore, tanto più un investitore tipo quello americano, che è puramente analitico, che non ci ha visto chiaro e ha detto: sai che c'è, magari ci risentiamo più avanti. Così come ad Aliberti non tornano tutti i conti. Quindi dove sta la verità? Si faccia quello che va fatto, si lasci la calcio Lecco 1912 in altre mani. La piazza si è espressa in tutte le salse. È una ripicca? È una vendetta? Mi posso aspettare anche questo, ma ci si dimentica al solito che questa piazza ha reagito, non ha attaccato per prima, ha reagito, e anzi ha sopportato fin troppo, solo ed esclusivamente perché nel tempo i risultati sportivi sono arrivati, ma sono stati puramente aleatori e anche con una discreta componente di culo, direi, perché sennò in Serie B almeno un po' di lotta per rimanerci ci sarebbe stata. Credo che su questo si sia tutti d'accordo in quanto questione oggettiva. Quindi adesso si sventolerà nuovamente come 2 anni fa la bandierina del: ah, non vi scrivo, guarda che fallite.
bello, comportamento da signori, da uomini, soprattutto stando a 50 km da qua. Si venga a Lecco a fare una bella conferenza stampa a spiegare queste cose, si metta la faccia, non a 50 km di distanza, si venga a Lecco e si inviti tutta la gente a raccontargli sta cosa, e poi magari vediamo se si ha la voglia di fare così, quelli che si sentono sempre nel giusto. Buona giornata a tutti, forza Lecco sempre.